Ci siamo incontrati circa un anno fa quando appunto è nata questa avventura, i primi concerti, e adesso siamo arrivati in occasione di questo concerto a Torre del Parco a registrare per conto di 12 Lune, etichetta leccese ormai affermata a livello internazionale, il nostro primo disco. Dato comune che unisce me al basso, Nando Di Modugno alla chitarra classica e Gabriele Mirabassi, uno dei più affermati clarinettisti jazz e non solo, insomma, al mondo, è proprio il comune amore sia per il jazz e l'improvvisazione, sia per il mondo della musica sudamericana e della musica brasiliana, con il quale non intendo però il folklore del samba o la solita tradizione della bossa nova, ma semplicemente un'idea di musica basata anche molto sulla scrittura e sull'interpretazione e non soltanto sull'improvvisazione jazzistica. La caratteristica di questa formazione è una dimensione cameristica, siamo in tre con tre strumenti acustici. Una dimensione cameristica ci è particolarmente vicina perché abbiamo tutti e tre percorsi musicali che vengono dalla pratica della musica d'insieme nel versante sia classico che nel versante più aperto all'improvvisazione. E ovviamente i brani che abbiamo scelto si prestano, spero, perfettamente a entrambe le dimensioni, cioè quella improvvisativa e quella della interazione cameristica, no? Sulla base di quello che c'è scritto. È un repertorio a metà strada fra la musica sudamericana e la musica europea. Con Nando e per Luigi ci siamo messi insieme per innanzitutto una grande affinità che abbiamo scoperto fra di noi. Una grande affinità ovviamente musicale, ma anche, e per noi questo è molto importante, affettiva. Affettiva da un punto di vista umano, fra di noi, per il legame che ci unisce, ma affettiva per la musica che suoniamo. Questo trio in realtà non è altro che una testimonianza di come la musica sia un fatto essenzialmente affettivo. Suonarla per chi la suona e vorremmo tanto che lo fosse anche per chi l'ascolta. Per questo noi portiamo sul palco, e adesso abbiamo registrato, alcuni pezzi che hanno per noi una grande valenza anche nella nostra vita quotidiana, sia di nostra composizione che di altri repertori. E suonarli e averli scelti e averli messi in fila in un certo modo è in qualche modo un atto d'amore per questi pezzi e quindi di conseguenza, per come la vediamo noi, un punto fermo politico.